domenica. Oggi ci siamo alzati presto e è venuto di nuovo il tizio che affumica la casa per fare la seconda e ultima passata, così non ci si mette nessun animaletto mentre stiamo fuori. E poi siamo andati al mercato, quello che fanno sempre la domenica, perché dovevamo comprare un altro osso per Simon, perché quell'altro ce l'aveva tutto rotto ormai, quindi adesso glielo diamo, vediamo se gli piace. Simon, guarda che ti ho portato, guarda che ti ho portato, amore, un ossetto tutto nuovo, guarda. Vediamo, glielo apro, ma non glielo tiro fuori, così lo tira fuori lui. Ti piace, eh? Ti piace? Tiralo fuori, dai, vediamo se ci riesci. Che carino. Comunque, più o meno le valigie sono pronte, adesso dobbiamo finire di sistemare, perché abbiamo tirato fuori le cose che stavano lì per spruzzare col veleno, quindi... fa tanto caldo oggi, che pizza. Dobbiamo mettere le ultime cose in valigia e poi diciamo che siamo pronti, anche se partiamo stasera alle 9, quindi vediamo un po'. Non mi va per niente, sono triste al pensiero che dobbiamo stare nell'aereo tutte quelle ore, che noia. Non mi va. Sì. Più che altro lasciare tutto questo. Non è sempre. Ah. Finalmente tipo inizi a costruire qualcosa tuo, la casa, eccetera, e poi lasciarlo così non so tranquillo. Sì. Vabbè, quindi adesso sistemiamo, dai, poi dopo ci riaggiorniamo. Allora, Gemmine, noi abbiamo sistemato tutto, adesso sì, finalmente, e ci siamo sistemati, ci siamo fatti la doccia perché dobbiamo andare a fare l'ultimo pranzo da Maribel e stiamo facendo la carne al barbecue, tanto per cambiare qua, e quando ci si riunisce con la famiglia si fa 99% delle volte lì la carne al barbecue, vero? Carne asada si chiama. Però mi sono ricordata che mi era arrivato questo coso qua, che è pure fighissimo, e mi hanno fatto, cioè mi hanno proposto di fare un giveaway e io mi ero dimenticata di dirvelo. quindi lo inserisco dentro questo video, perché ormai non faccio più in tempo a farne un apposito. Comunque penso che vada bene lo stesso. Così come vi ho fatto il giveaway di Romwe, mi hanno appunto proposto di fare il giveaway di questa cosa e me l'hanno mandata dal sito GR Best. Praticamente è una specie di sauna per il viso, come si può chiamare, perché praticamente voi credo mettete un bagno di vapore, sì, tipo un vapore per il viso, voi mettete l'acqua dentro, penso. Vediamo se sarà adesso. Ok. Mettete l'acqua qui. Si mette l'acqua lì dentro. Così. E qui. Poi quando lo chiudete, lo rimettete dentro. No, dall'altra parte. Sì. E poi praticamente accendete. Premete questo bottone qui e incomincia dopo un po' a uscire tutto il vapore e voi state così con la faccia per un po' di tempo. E comunque ci sono tutte le istruzioni dentro. E praticamente vi fa la pelle super morbida, vi toglie tutti quanti i punti neri, vi pulisce un sacco bene, come se vi facesse una sauna, insomma, al viso. E quindi me l'hanno mandato a me per provarlo e mi hanno anche detto che se volevo potevo fare un giveaway e loro ne mandavano un altro alla vincitrice. Quindi appunto ve lo metto insieme a questo vlog. E mi hanno scritto, allora qui ce l'ho scritto, che le condizioni per partecipare al giveaway, comunque poi ve le lascio anche nell'info box, sono queste. Allora, seguire GR Best, che è questo sito, sulla pagina fan di Facebook e sul loro canale YouTube, dove ci sono anche tutte quante le spiegazioni di tutti i prodotti che vendono, ci sono tutti i video tipo di come si usano. E poi condividere la campagna del giveaway su un tuo social, tipo Facebook, cioè Twitter, Instagram o altri. Quindi? Cioè dire, che ne so, la foto del prodotto dicendo io partecipo a questo giveaway. Quella sarebbe la campagna, no? Comunque sono strani perché hanno scritto in inglese, ma un inglese è un sacco strano. Sì, un sacco strano.
Però comunque ovviamente siccome il vincitore lo dovrò scegliere io random, voi lasciate anche il commento qui sotto a questo video, sì. Ovviamente. Però magari iscrivetevi alla loro pagina di Facebook e al loro canale YouTube, perché può darsi che poi dopo vanno a controllare. Sì. E comunque sotto vi lascio tutti i link. Sì, è figo. È figo. A parte è rosa, quindi c'è bianco con rosa. Che fai? Ma è tipo un bacino. Sembra quel Pokémon, quello là. C'è la bocca così. Non mi ricordo come si chiama. Comunque, vabbè, ovviamente dovete anche essere iscritti al mio canale e lasciatemi un commento qui sotto. E che cosa mi dite nel commento? Diteci quando è che ci siamo fidanzati. La data in cui noi due ci siamo fidanzati. Ma non deve essere un indovinello. Non è un indovinello. Per vedere se sono davvero gemmine, ci seguono davvero tanto. Va bene. Allora scrivete. L'abbiamo detto un sacco di volte, eh? Io sono molto cattivo. No, non è difficile, è facilissimo. Va bene. Scrivete. Poi una volta quella. Che qualcuno lo scrive, tutti gli altri lo sanno, lo scriveranno come sempre. È vero. Come quella volta che avevamo detto secondo voi dove andavamo in viaggio e una aveva scritto una cosa e tutte quante hanno commentato lo stesso. Ma l'abbiamo detto che abbiamo prenotato altri viaggi? No, però io adesso sto controllando su, cioè, discorsi sull'aereo. Ci hanno spostato tutto, ci hanno cambiato tutto e quindi non viaggiamo neanche più con Air France, ma andremo con Aeromessico fino a Parigi. Ciò vuol dire che è all'Italia, amore, perché no, Aeromessico non si è... Sì, arrivo. Mischiato con... C'è la stessa... C'è una cosa che si chiama SkyTeam, che praticamente sono diverse aerolinee, tipo Air France, Aeromessico, KLM, Alitalia. Tantissime così aerolinee che fanno parte di questo team, questa squadra, e quindi cioè tu puoi viaggiare con queste compagnie e loro. E non se fai vari niente. Scali loro sì. Ti mettono altri aerei di altre compagnie che sono sempre nello Sky Team. Vabbè, comunque avevamo prenotato un altro viaggio, non mi ricordo se l'ho detto, ma se non l'ho detto provate a indovinare. È in Europa, non è in Italia. Che altro si può dire? No, oh, vuoi che indovini? Cioè devono indovinare il viaggio? No, ma non per il giveaway, così a buffo. Ah, così lasciate un commento. E... cioè è una capitale europea, mm-hmm. È una capitale europea. E... boh, è che cioè è troppo facile se no. Quindi è una capitale europea. Vabbè, non ci siamo europea. Mai stati. Cioè io ci sono stata da piccola, ma insieme non ci siamo mai stati. Non ci siamo mai stati, è una capitale quindi europea. Quindi per voi non ci siamo mai stati. Ed è molto importante per tutto il continente questa capitale. Quindi c'è un motivo, però se dico qualcos'altro subito non venerete. Vabbè, basta. Comunque appunto volevo solamente dirvi di questo giveaway. E può essere anche un altro giveaway back to school come quello di Rome, perché appunto... potete preparare il vostro viso al primo giorno di scuola e no, veramente è figo, quindi partecipate, tanto è gratis e basta. Quindi adesso devo finire di dare un altro video che vi devo caricare e poi ce ne andiamo a pranzo da Maribel. Oggi, se mi ricordo, li faccio conoscere i fratelli di Maribel. Ah sì. Mi fa troppo ridere perché sono identici, tutti e tre sono uguali. I fratelli di Maribel sono uomini con la faccia di Maribel. Mi fa morire. Vabbè, ci vediamo dopo. Ah, comunque mi sono scordata di dire quanto tempo durerà il giveaway. Facciamo che anche questo durerà 2 settimane a partire da oggi. Quindi, se non sbaglio, dovrebbe finire 1 o 2 giorni dopo quello di Roma. E comunque vi lascio tutto quanto scritto nell'info box. Allora, eccoci, ne siamo arrivati a casa di Maribel. Maribel sta tirando fuori la coca. Vediamo un po' la carne. Hola. Hola. Ciao. Bene. Hola. Bene. Bene. No la raya. Bien. Hola Chime. Però sono i fratelli di Maribel. Hola. Le sirvo in un ratito. Hola. Hola. Beckham. Beckham? Addio casa. Stiamo andando via. La vedremo fino a non so quando. Ciao casa. Ciao. Ciao casa. Ciao bagno.
Ciao divano. Ciao cucina. Ciao. Oh, dobbiamo andare. Vi aggiorno dopo quando saremo in aeroporto senza fare nulla. Sì, sono io nel luogo di Francesca, lei sta qua. Ma in queste situazioni sono io quello che si incazza di più e quindi vi racconteremo tutto. Hai fatto video, no? Da quando siamo usciti di casa. Allora, la storia è questa. Noi siamo usciti, ci hanno cambiato l'aereo 22 volte di orario e non faceva niente. Va bene, andiamo avanti. Siamo arrivati in aeroporto. Ah, ho messo il mio primo Insta. Insta moment? Quel coso là. Ho messo una foto dove dico che ci hanno cancellato il volo. Vabbè. Ops, e... Quindi sì. No, non ce l'hanno cancellato in realtà. Cosa è successo? Arriviamo qua e andiamo nella parte del check-in e si sono inventati una legge nuova che dice che se hai un oggetto contundente, quindi che puoi picchiare a qualcuno, più grande di 20 cm, qui a Guadalajara te lo tolgono. Cioè, pensate che stronzata veramente. Perché tu, come passi il nastro del check-in, quello lì, diciamo dei controlli di sicurezza, puoi acquistare delle bottiglie di tequila tipo queste, anche più contundenti, anche più grosse, e quindi ci hanno tolto tutta la ceramica che portavamo con noi. La portavamo sopra ovviamente perché avevamo paura che sotto la rompono, perché la spaccano sempre. Quest'estate abbiamo portato il calendario Maya e ce l'hanno spaccato, sì. Vi ricordate il video di Cesar che lui l'ha rirotto? Sì, vabbè. E quindi ci hanno tolto tutta la ceramica, cioè un sacco di soldi, tipo 50 io euro di ceramica. Io mi sono messa a piangere, ho detto, sì. vi prego. Poi, mentre ci toglievano queste cose qua, ovviamente ci hanno fatto aprire le valigie, disfare tutto lì, e ci hanno tolto tutto, e ci siamo arrabbiati, e ci siamo messi a litigare, eccetera. Proprio in quel momento lì è successa un'altra cosa, che poi più avanti vi racconterò. Allora andiamo avanti, va bene, non succede niente. Arriviamo là, e ci hanno dato dei biglietti nuovi, tutto quanto, e non eravamo seduti vicini nel primo aereo. Poi dopo gli ho detto, senti, ma ci puoi cambiare questa cosa? Ah, va bene, mi hanno messo vicino, ma non in finestrino, che è quello che volevo io. Poi l'aereo, quell'altro, al posto di essere l'aereo, quello Air France, quello grosso, c'è un aereo più brutto, e con posti nella parte centrale dell'aereo, ci sono tre file, e quella parte che vedo di più, che è la più scomoda del mondo, va bene? Va bene, non fa niente, dobbiamo andare via, va bene? Dopodiché... Tutto questo ricordando che ci volevano dare posti separati, posti separati e ci volevano togliere, non ci volevano dare il posto del finestrino, ma... Era il volo pagamento. Nuovo, no, era il volo nuovo, ah, dico, sì. Non so se magari qualcuno non ha visto il video precedente. Sì, era il volo nuovo, cioè cancellato quello tutto, vecchio, sì. Che noi avevamo prenotato tipo un anno fa, dove Cesar aveva scelto i sedili, aveva scelto il finestrino, aveva scelto il modello dell'aereo, tutto quanto. Quindi, cioè, non è che, dico, siamo pignoli che vogliamo per forza il posto al finestrino e l'aereo è pieno. No, noi abbiamo prenotato esattamente l'anno scorso. Esattamente dieci mesi fa abbiamo prenotato, vabbè. Poi alla fine l'aereo fa ritardo, molto tranquillamente. Noi avevamo all'inizio 55 minuti. Minuti, no aspetta, noi avevamo 55 minuti a Città del Messico per poter prendere da, perché Città del Messico l'aeroporto è enorme, quindi praticamente c'è una parte dove sono gli atterraggi nazionali e gli altri internazionali, per andare da una parte all'altra devi prendere un treno che ci mette un botto, quindi cose. Allora noi avevamo solo 55 minuti per fare tutto questo, di nuovo controllo di sicurezza, altri casini, quindi già era una mission impossible. 55 tipo. Minuti solamente di scalo. Di scalo, quindi vabbè. E noi ci credevamo, questo inizia a fare ritardo, 10, 20, 30 minuti, ho detto vabbè, abbiamo perso quello Città del Messico, che cacchio facciamo? Perché quello partiva a mezzanotte, quindi era l'ultimo collegamento Città del Messico-Parigi. Era l'ultimo, allora, che dal Messico andava verso l'Europa. Allora ci dicono che l'aereo arrivava, cioè partiva da qui alle 10 e mezza di sera, cioè praticamente arrivava a Città del Messico a mezzanotte. Detto, vabbè, adesso partite e domani mattina alle 6 partite da Città del Messico. Vediamo l'aereo da Città del Messico. Cesar fa, ok, ma ci date l'albergo? Qualcosa, cioè, non è che non lo so. Siamo a Città del Messico e dormiamo lì all'aeroporto la notte. Loro hanno detto no, se invece non volete, allora rimanete qui a Guadalajara. Ci avete parenti, non qua? Vabbè, che vuol dire, scusa? No, vabbè, ha fatto un casino, ma... Cioè, quindi ci hanno cancellato il volo, diciamo, tra virgolette, perché hanno detto inutile che andate di là, perché tanto non c'è... Non potete andare verso sì. E quindi abbiamo richiesto le nostre valigie, finché le hanno portate giù dall'aereo, finché ce le hanno riportate, è passato un botto di tempo, siamo andati al desk,
e appunto vedere questa cosa dei biglietti. Nel frattempo però ci siamo ricordati delle cose di ceramica, allora siamo ritornati nei controlli di sicurezza per chiederli indietro. Per toglierli è facilissimo, casino, sì, per ridarli hanno incominciato a chiedere quanti fiorellini c'erano disegnati, sì, e no, di che colore era, esattamente com'era e che cavolo. Gente ha lasciato le artesanie oggi, dai. Va bene che ci devono una serie di controlli che devono chiedere, va bene, ok, siamo d'accordo, ce l'hanno date. Poi mentre Francesca metteva le cose di coccio dentro le valigie, quelle che ci avevano ridato, no? Le stavo risistemando, sì, mentre valigie. Cesar stava facendo i nuovi biglietti. E non c'era il suo computer. Cioè il mio computer era una bestia di 17 pollici enorme. Tipo qui manca qualcosa. E quello che è successo? Sì, quello che è successo è che quando io ho tirato fuori il computer, tutto quanto per dare queste ceramiche che ci hanno tolto, queste cose di coccio, di terracotta. Mentre la signora ci stava dicendo, no, queste padelle qua, qualcuno ha portato via, non le potete portare, ci hanno fatto sparire il cestino, sì, col computer. Il cestino col computer è sparito. E quindi perché noi, ovviamente dopo che abbiamo lasciato le ceramiche, no, abbiamo guardato sul nastro, noi guardiamo sempre, cioè non siamo persone distratte che... Noi guardiamo sempre indietro, per esempio adesso siamo seduti per terra, sì, no? Adesso che ci alzeremo, io riguardo sempre indietro dove eravamo seduti, casomai è rimasto qualcosa. Quindi ovviamente io mi sono girato, non c'era niente, perché qualcuno nel nastro, mentre noi stavamo litigando, perché poi mi sono messo a litigare di brutto, Francia si è messa a piangere, cioè è un casino perché ci hanno tolto... Perché non c'era scritto da nessuna parte. Adesso abbiamo controllato, non c'è scritto quella cosa. La signorina ha detto, no, guardate che lì fuori c'è scritto, ma non è vero, perché adesso mentre Cesar stava lì cercando di farsi vedere il suo computer, io mi sono letta tutto quello che c'era scritto lì, anche le cose quelle piccole e non c'è scritto niente. Quindi io, cioè, quando ce l'hanno tolte, sono cose artigianali, sì, cioè i turisti, cioè, sono le cose vogliono locali, comprare, le vogliono, certo, portare nel loro paese, perché non glielo lasciano fare, non capisco. È solo in questo aeroporto, tra l'altro, nella legge di qua, quindi vabbè. Poi mi sono reso conto del computer, allora mi dicono, vabbè, com'è sto computer, io lo dico, eh no, perché ci sono diversi computer, quindi ci devi spiegare esattamente com'è. Quindi gli ho detto, sai che c'è, mi è caduto, è rotto da questa parte, c'è questo, c'è quest'altro, c'è quest'altro. E hanno, ma lo devi sbloccare, va bene, allora mi fanno entrare, mi danno il computer, premo il pulsante da accendere e il computer era scarico, cioè perché la batteria non funziona per niente. Quindi ho detto, cavolo, cioè non è scarico, ah no, se non la puoi accendere non è tu, però, cioè io gli ho detto tutte le specifiche, tutti quanti i dettagli, prima ancora che me lo portassero, quindi, vabbè. Tanti controlli, ho firmato un botto di fogli. A parte il computer era dentro, dopo i controlli, quindi siccome lui non aveva più il biglietto, non vi dico ogni volta che doveva entrare o riuscire, quando è uscito per chiedermi carica batterie fino a quando l'hanno fatto rientrare, mamma mia. E poi torniamo a parlare con l'aerolinea e ci perché dicono ancora che... non ci hanno dato i biglietti per domani o per nessun giorno. E ci dicono che non ci pagano neanche il taxi per andare da qui a casa dei nostri parenti o a dove andremo a dormire. Quindi adesso sono tipo le 11 e suo zio sta in macchina venendoci a prendere. Sì. Quindi, bellissima storia. Però, diciamo una cosa. Noi, e questa è una cosa molto personale, non l'abbiamo mai detto, cioè, nel video, durante il video a voi, comunque ho condiviso con voi. Noi ci capitano sempre cose brutte, cose strane, cose così. Ma ogni volta che ci capitano, noi poi dopo ci rendiamo conto che è andata meglio. Quindi il nostro motto è: siamo fortunati nella sfortuna. È vero. Sempre. Quindi questa volta siamo stati super sfortunati perché ci hanno cacciato le bolle, ci hanno spostato, bla bla bla. Però se fossimo partiti, il mio computer rimaneva qua con tutta la mia vita. Quel computer ce l'ho da anni ed è pieno delle mie foto, delle mie cose, documenti, tutte cose super importanti. Quindi adesso ho il mio computer, abbiamo ripreso le ceramiche, adesso le imballeremo, le metteremo sotto. Se arrivano spaccate, sti cavoli le riattacchiamo con qualcosa, ma almeno arrivano, sì? E tra l'altro, vabbè, ci hanno messo un sacco per ridarmele le ceramiche. Comunque, sicuramente che sono arrivati, quindi... Ah, sono arrivati, sì. Sicuramente se le erano già fregate. Vabbè. Adesso qualcuno che lavora in aeroporto mi uccide perché stiamo parlando male, però non è per generalizzare, io sto parlando di questi di qua. Vabbè, usciamo. Allora, Mariano e Juan ci sono venuti a prendere. Ci hanno salvati. Sì, ci hanno salvati. E ci hanno anche portato i tacos. Sì, quindi adesso siamo a casa loro, ci mangiamo i tacos e poi ce ne andiamo a letto. Sì. Buon appetito. E quindi, eccoci di nuovo a casa. Mamma mia. Per fortuna non c'è acqua, ma
C'è l'alcol là. Davvero non c'è acqua? Sì, c'è acqua. Che pezza. Non so che dire, veramente sono senza parole. Non so che dire. Un sacco stanca, sono quasi le 2 di notte, tra l'altro. E noi... siamo qui, sì. Non siamo neanche a metà viaggio né niente. Dobbiamo ricominciare tutto da capo domani. Che pizza, veramente. Che pizza. A parte non abbiamo niente. Sì, l'acqua si sarà trovata, però non possiamo farla fresca perché il frigorifero è spento. Non abbiamo nulla. Vabbè, quindi mi sa che adesso ce ne andiamo dritti dritti a letto perché abbiamo un sacco di sonno. E comunque domani l'aereo parte verso le 5, quindi dovremo stare in aeroporto alle 3, 2, 3. E quindi tipo alle 12 e mezza massimo l'una usciremo di casa. Quindi praticamente non faremo nulla. Ci hanno solamente fatto perdere tempo. Perché adesso non faremo in tempo a fare nulla. Domani mattina ci sveglieremo, probabilmente tardi perché adesso sono le 2. Dobbiamo rifare tutte le valigie perché io non ci casco più, non metto più le mie cose artigianali di coccio nelle valigie, quelle piccole. Le dovrò mettere in quelle grandi che vanno sotto, così non se ne accorgono. E quindi dovremo tirare tutto fuori dalle valigie, rifarle tutte quante e già sarà ora di andare via. Non ci possiamo neanche fare la doccia né niente perché abbiamo chiuso l'acqua. Vediamo se adesso magari la riapriamo, non lo so. E basta, e ripartiremo, quindi niente. Ci vediamo domani, che a questo punto il viaggio sarà nel vlog di Cesar, perché domani è lunedì. E anzi, mi sa che adesso vi carico subito questo vlog, così almeno ve lo programmo e domani in viaggio si caricherà da solo. E basta, quindi buonanotte. Fateci sapere se anche voi avete avuto qualche esperienza strana con gli aerei, così ci facciamo due risate, così per drammatizzare. E niente, buonanotte, ci vediamo domani. Un bacione, ciao gemine. Ok, allora, eccomi qua con le 3 cosine che mi sono arrivate da Naked, ho messo a posto tutta la stanza. E comunque mi sono anche ricordata che Romwe mi ha chiesto di fare un giveaway per voi. Quindi subito dopo avevi fatto vedere i vestiti di Naked, vi parlerò insomma di questo giveaway. Quindi aspettate perché ci sono dei premi per voi, anzi un bel premio. E allora, Naked è questo negozio qui, questa è l'etichetta. E io ho scelto 3 cose. Ho scelto questa magliettina qui, che è un crop top in realtà, perché è abbastanza corta, vedete, arriva praticamente qui. E è molto carina, bianca, così di tipo San Gallo, credo che si chiami questo lavorazione, non sono sicura, ma mi pare di sì. E ha le maniche corte, ma non troppo corte, sono un pochino fatte così, un po' allargate. È veramente carinissima. Come potete vedere, ancora non l'ho indossata perché ancora il cartellino, ma probabilmente magari me la porterò in Italia per indossarla con, non so, dei pantaloni a vita alta oppure una gonna a vita alta, o perché no al mare anche con dei pantaloni e delle gonne normali, insomma, anche se c'è la pancia scoperta quando si è al mare non importa tanto, insomma. Quindi questa è la prima cosa. C'erano anche dei completi.